vorrei oggi illustrare una delibera che è uscita lunedì 3 aprile 2017. È la delibera che viene fatta ogni anno per quanto riguarda lo stanziamento di fondi per la dote scuola. La dote scuola, noi lo diciamo tutti gli anni, vengono dati dei soldi da Regione Lombardia alle famiglie dei ragazzi che mandano i loro figli alle scuole paritarie e alle famiglie che mandano i loro figli alle scuole statali. Questa delibera stanzia i fondi appunto per queste famiglie. Li stanzia in modo decisamente diverso. Noi sappiamo che la scuola pubblica dell'obbligo è in grave carenza di fondi. Sappiamo che le famiglie devono intervenire con fondi propri, anche dalle elementari, per pagare il materiale didattico, i fogli delle fotocopie, per pagare molte volte la carta igienica, per ridipingere le aule. Nelle scuole superiori viene chiesto un contributo volontario, che spesso è di alcune centinaia di euro, che in realtà volontario non è molto, è volontario ai termini di legge. Però che cosa succede? I genitori sanno benissimo che se non versassero questo contributo volontario, le scuole non avrebbero soldi per far partire il laboratorio, per far partire altre cose che sono indispensabili per quel corso scolastico. A fronte di questa necessità reale che viene percepita da tutti i genitori di fondo, ecco cosa fa Regione Lombardia. Stanzia 20 milioni per le scuole paritarie e ne stanzia 11 milioni e 100 per le scuole statali, sempre per le famiglie dei ragazzi che vanno alle scuole paritarie e alle scuole statali. Questi 20 milioni sono di risorse proprie di Regione Lombardia. E Regione Lombardia con questi 20 milioni chi finanzia? Finanzia famiglie con ISEE che vanno da 0 a 40.000 euro, dandogli per la scuola primaria, chi ha un ISEE da 28.000 a 40.000 euro, prende 300 euro alla scuola primaria, quindi alle elementari. 1.000 euro per i ragazzi che vanno alle medie e 1.300 euro per i ragazzi che vanno alle superiori, dalla prima alla quinta superiore. Che cosa succede invece, e ho i fogli davanti perché voglio dare dei dati precisi, questa è la delibera, ai ragazzi che vanno alle scuole statali? Prima di tutto, gli 11 milioni e 100 non sono tutti di risorse proprie, ma prendono 8 milioni e mezzo da risorse statali che vengono date alla regione. Quindi la regione ci mette solo 2 milioni e 6. E tenete conto che i ragazzi che vanno alle scuole statali rispetto a quelli che vanno alle scuole paritarie sono il 90%. In questo caso quanto viene dato alle famiglie? A una famiglia con ISEE da 0 a 5.000 euro, quindi è una famiglia in totale disagio economico, una famiglia poverissima, vengono dati 120 euro per le scuole secondarie, perché le primarie loro dicono questi soldi sono contributi per l'acquisto di libri di testo, dotazione tecnologica e strumenti per la didattica. Nella scuola primaria non servono perché i libri vengono già dati dai comuni, quindi scuola primaria zero, niente, alle elementari non viene niente. A loro non serve evidentemente il materiale didattico ai bambini delle elementari, secondo Regione Lombardia. Alla scuola secondaria di secondo grado, ma attenzione, qui solo la scuola dell'obbligo, il primo e il secondo anno. Terza, quarta e quinta, niente. E gli vengono dati 240 euro. Alle scuole di formazione professionale, l'IFP, 120 euro. Qual è la fascia massima? Ricordiamo che per le paritarie sono 40.000 euro. Qui la fascia massima sono 15.494 euro. A una famiglia che ha questo ISEE spaventoso di 15.494 euro, sempre niente, zero ovviamente per la scuola primaria, 90 euro per la scuola secondaria per comprare i libri e 130 euro per le superiori, sempre solo prima e seconda, sapendo che comunque più o meno i libri per le superiori costano 600 euro. Noi, come sempre, combatteremo contro questa cosa perché la troviamo iniqua e inaccettabile. È vergognoso che con i soldi delle tasse di una famiglia che ha un ISEE bassissimo fino a 5.000 euro
Questa famiglia pagherà comunque delle tasse, gli verranno restituite delle sue tasse solo 120 euro o 240 se manda alle scuole superiori, e invece dovrà pagare coi suoi soldi centinaia se non migliaia di euro a una famiglia che ha un reddito fino a 40.000 euro di sé. È vergognoso. Oltretutto non vengono stanziati soldi per la dispersione scolastica, poi non stupiamoci se un sacco di ragazzi abbandonano la scuola e le scuole superiori. Le famiglie non vengono aiutate. Regione Lombardia, ancora una volta, aiuta sempre chi non ne ha davvero bisogno.